Buongiorno a tutti e vi ringrazio per essere qui con noi per l'aggiornamento mensile di Hedge Investment Credit Fund. Il mese di giugno è stato un mese decisamente costoso per noi, nel senso che la maggior parte del nostro posizionamento bearish e negativo ci ha fatto soffrire. Abbiamo perso sui corti macro relativi all'Hong Kong Dollar, a Standard & Chartered, in quanto posizionati per un trade truso per un pricing del trade truce meno ottimistico di quello che abbiamo visto. Abbiamo perso sulla parte di asset management corti, piccola performance positiva da parte di Adex, ma più che offset by BlackRock short. La nostra view è stata, se vogliamo, confermata nel senso che la illiquidità di mercato è estrema ed è tanto più estrema rispetto alla percezione della liquidità che il mercato ha visto i tassi negativi. Abbiamo visto episodi sia con asset management molto importanti come Wood for H2O, di problematiche all'interno del daily usage kind of structure. Quindi pensiamo che queste problematiche siano qui per rimanere e verranno rese ancora peggiori dalla liquidità. Quindi quello è stato un trigger per noi per aumentare i corti. Il trigger non ha funzionato, ma pensiamo che questo trigger sia qua, si ripresenterà da qui a fine anno e comunque nei prossimi mesi più volte e non necessariamente avrà un esito positivo come quello che abbiamo visto. La nostra view rimane la stessa, c'è sicuramente un bisogno di QE, di interventi da parte delle banche centrali, ma non è detto che questi interventi abbiano effetto. In particolar modo pensiamo che tanti degli interventi che avevamo apprezzati come una ripartenza del quantitative easing in Europa siano eccessivi e eccessivamente ottimistici. La fundamental picture per noi rimane la stessa, quindi sul macro side rimaniamo negativamente posizionati, però positivamente correlati ai events, cioè dobbiamo avere degli eventi, dei catalyst che ci consentono di attivarci. Per quanto riguarda invece la parte macro corti strutturali, rimaniamo molto posizionati sull'Inghilterra, siamo posizionati sia su una politica più dovish della Banca Centrale Inglese, che fino adesso sembra essere l'unica che ad alzare i tassi da qui a fine anno. Siamo molto convinti che alla fine, al 90% di probabilità, a fine ottobre avremo o un hard Brexit sotto Boris Johnson o eventualmente un'elezione anticipata con delle ottime chance per Corbyn di vincere. Il 10% sarà un'altra estensione che alla fine ripresenterà questi scenari più avanti. Quindi UK rimane in assoluto l'appoggiamento più fondamentale da un punto di vista macro. Per quanto riguarda gli altri posizionamenti, sono macro events, come dicevo, quindi siamo molto opportunistici. Per quanto invece riguarda tutta la parte di idiosyncratic risk, sia corporate che finanziari, vediamo ottime opportunità. Siamo stati posizionati per Deutsche Bank, per la ristrutturazione con un lungo credito, porto equity, che ha funzionato e sta funzionando tuttora bene. Siamo posizionati su tutta una serie di operazioni di razionalizzazione societaria, come Telecom Italia, Telecom Italia Savings. E rimaniamo molto attivi su tutta la parte di event, quali T-Mobile, Sprint in America, sia credito che equity, la parte Anadarko Occidental, Bristol Myers Seligman, e pensiamo che events sia qualcosa che andrà avanti, nel senso che c'è ancora molte attività di M&A, proprio perché c'è una pressione competitiva di cui abbiamo parlato tante volte, che non solo è fortissima, ma che va salendo, visto le condizioni di liquidità e comunque i finanziamenti molto bassi. Quindi l'opportunità per noi rimane macro events o macro structural short, quale Brexit, rimane l'opportunità di investment grade names, quali Casino, che una volta che deterioreranno non sono completamente insensibili al livello dei tassi, che siano a meno 1 o a meno 5, non fa nessuna differenza per la loro capacità di rifinanziamento. E lì vediamo moltissimi settori, sia sul corporate estremamente levereggiati e estremamente problematici. E a fronte di quello, oltre, vediamo delle situazioni di stress e distress che si andranno sviluppando, che saranno molto interessanti. Quindi queste sono le tre grosse opportunità che vediamo sul mercato. Siamo molto positivi per la rimanente parte dell'anno. E rimango sempre dell'opinione molto forte, che è stata poi confermata dagli eventi delle ultime settimane, che la struttura del fund management in Europa è completamente sbilanciata tra attivi e passivi. I passivi sono daily liquidity, gli attivi sono posizionamenti anche in strutture che una volta considerate liquide, quali equity o credito, stanno diventando sempre più liquide proprio perché il meccanismo di trasmissione dei prezzi non esiste come
esisteva una volta, nel senso che le banche d'affari e comunque tanti hedge fund sono andati scomparendo. Con questo vi ringrazio e vi do appuntamento dopo la pausa estiva.